Ci sono domande sul comparto scuola, altrimenti il tempo corre veloce. Ne faccio io una al Presidente. Questa mattina so che in giunta è arrivata una telefonata di una musica diversa, no? Diciamo, rispetto a quella che si sente normalmente. Ce ne vuole parlare? Sì, diciamo che negli ultimi mesi la giunta provinciale, e devo dire che qualcosa era anche uscito, che qualche soffiata si vede che c'era stato mesi fa, su un quotidiano. Comunque la giunta provinciale negli ultimi mesi ricercava sul territorio provinciale diciamo terreni per organizzare grandi eventi di tipo musicale. Abbiamo valutato alcuni terreni, era uscita una notizia pre-Covid, quindi penso a gennaio dell'anno scorso, no, di quest'anno, vado a memoria, dell'interesse su un'area a Mori, che era l'area dell'ex Alumetal. La giunta provinciale ha valutato anche quell'area, un'area che però per sicurezza, passaggio di un canale vicino, il canale Bifis, è stata purtroppo, devo dire anche, è stata scartata. Quindi conseguentemente le aree che la giunta provinciale ha poi valutato per eventi di questo tipo sono quelle che gravitano su Trento, quella sul NOT e quella dell'area di San Vincenzo di Mattarello. E fatte le visioni con i soggetti interessati, e anche perché l'area del NOT comunque avrebbe una portata, diciamo, finché inizia i lavori per l'ospedale, e si è valutato di individuare nell'area di San Vincenzo di Mattarello una ipotesi per un'area dove che ovviamente questo dovrà essere discusso con il comune che verrà, ovviamente questo, però visto che ci stiamo lavorando da diverso tempo e che qualche cosa era uscito, quindi per dire che il tempo su cui stavamo lavorando era diverso, abbiamo individuato quest'area, che ovviamente non sarebbe solo per questo eventualmente, perché l'area è molto grande. Nelle interlocuzioni che abbiamo avuto con le società che gestiscono questi eventi, e abbiamo trovato un forte interesse nell'agenzia di Vasco Rossi, e l'agenzia di Vasco Rossi ha dato sostanzialmente un ok per individuare nell'area di San Vincenzo di Mattarello per una ipotesi di un concerto di grandi eventi musicali, quindi in questo caso si tratta di gruppi musicali, cantanti di evento di rilevanza importante, e ci sentiamo di dire che l'interesse che c'è da parte di questa agenzia ci porta a poter dire che, Covid permettendo ovviamente, perché voi sapete che dobbiamo ragionare sulla base ovviamente di una situazione epidemiologica auspicabilmente che dovesse andare a migliorare nei mesi a venire. E stiamo ragionando appunto su un'ipotesi di area interessata a questi tipi di eventi, e non nascondiamo, lo abbiamo fatto in un conchiuso del primo di settembre della giunta provinciale, che c'è interesse da parte dell'agenzia di Vasco Rossi per fare un concerto a Trento nell'anno prossimo. Però questo interesse per quest'area viene ad essere poi, qualora la cosa dovesse andare in porto, come propedeutico ad altri eventi di questo tipo, perché sappiamo benissimo che quando parte un evento di questo tipo poi un'area vocata diventa attrattiva anche per altre star che sono interessate. Quindi ci sentiamo di dire che siamo abbastanza avanti con questa cosa, però l'interesse può essere non solo del cantautore citato, ma anche di altri. C'è un'ipotesi di data dell'estate a venire, ovviamente Covid permettendo. Di questo ovviamente dovremo parlare con l'area di proprietà provinciale, l'area di San Vincenzo di Mattarello, però è chiaro che se si tratta di eventi di questo tipo occorrerà un accordo e un dialogo continuo e costruttivo con l'amministrazione comunale interessata. La
la vocazione di quest'area, che dovrà essere ovviamente sistemata, perché per come adesso deve essere sistemata, non potrà essere solo quella, perché infatti da parte sia della giunta provinciale che dell'amministrazione comunale, che si sono susseguite su quell'area, ci sono anche interessi di altro tipo, però l'area è così ampia che diciamo può essere fruibile sotto diversi aspetti. L'eventuale interesse del cantautore sarebbe poi collegato ad altri eventi sul Trentino di area artistica, diciamo, collegati ad altre capacità, ovviamente non possiamo dire nello specifico, comunque ad altre capacità che il Trentino ha, ad altre attrazioni che il Trentino ha, che potrebbero essere diciamo interessate da un evento di questo tipo. Suppongo che ci siano delle domande su questo argomento o curiosità, per quanto penso che il Presidente abbia detto quello che era possibile dire in questa fase. Se non ci sono domande, direi che possiamo chiudere qui la nostra conferenza stampa, e ce n'è una del Dolomiti. Com'è nata l'interlocuzione con l'agenzia di Vasco Rossi e anche come è arrivata l'idea, insomma? È nata, voi in un quotidiano trentino, appunto mi pare il gennaio scorso, scrisse che c'era un interesse su un'area di Mori di un evento di questo tipo. La cosa non era, diciamo, del tutto fondata, ecco, diciamo così. A quel punto lì ci siamo mossi in prima persona, siamo andati a vedere anche con il commissario del governo quell'area di Mori, però era un'area, diciamo, con un livello di sicurezza non adeguato, e quindi poi abbiamo ricercato altre aree e siamo arrivati a questa decisione. Altri? Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie e buon pomeriggio.